irrompe nella consueta conferenza stampa del presidente Zaia, quello che ormai è stato ribattezzato il caso Flora, anche se il governatore dice non esistere alcun caso. Per capire cosa sia accaduto bisogna però fare un passo indietro e andare a vedere i punteggi assegnati ai direttori generali che vedono Luciano Flora, alla guida dell'azienda ospedaliera di Padova, all'ultimo posto. Il direttore interessato non avrebbe preso bene questa graduatoria, parlando di un avviso di sfratto. A tutta la mia comprensione, solidarietà, non è un avviso di sfratto. Questa vicenda, ha spiegato Zaia, ha un aspetto umano, uno burocratico e uno manageriale. Dal punto di vista umano capisco il direttore Flor, dice il governatore. E Flor non è in discussione. E lui da manager dovrà dire al mondo intero perché va via se ha deciso di andare via. Ma di certo non va via perché gli manca la sfiducia dell'amministrazione e l'amministrazione non fa giochetti per mandare via gente. È un fulmine a ciel sereno, sbagliato pensare che io possa mettere in discussione Flora e l'azienda ospedaliera di Padova, continua Zaia. C'è poi l'aspetto burocratico, aggiunge il presidente, che ricostruisce quanto accaduto spiegando come gli stipendi dei direttori generali prevedano una parte fissa e una premialità. Questo è un obbligo di legge che abbiamo. Personalmente penso che non sarebbe da dare premio proprio a nessuno. Avendo questa modalità di legge, per legge si costituiscono le commissioni che fanno dei parametri sulle quali noi siamo interdetti da qualsiasi intromissione per legge, è penale. Noi la approviamo perché la Giunta deve approvare l'esito del lavoro delle commissioni. La griglia stilata da commissioni indipendenti prevede vari parametri che vanno dall'efficienza dei servizi sanitari al rispetto di disposizioni regionali. Questa griglia con i punti stabilisce quanto del premio annuale deve essere erogato. Oggi noi stiamo discutendo della griglia delle valutazioni del 2018. È illegalità andare a prendere e sistemare i numeri. Se i numeri però vengono fuori male, e Flora ha ragione, probabilmente la griglia non tiene conto della peculiarità dell'azienda ospedaliera.